Ciao a tutti, siamo qui con Don Vadim. Se vuoi presentarti? Sono Vadim, Don Vadim. Sono ucraino, abito con centro ucraino. Arrivato in Italia per studiare a Roma, studiare lingua greca e latina. Adesso preparato per studiare, studio lingua italiana. Molto bene. Come ti sei trovato con la tua esperienza qua in Italia, con la cultura? Per me Italia, questo paese molto simile con Ucraina, non confuso in Italia, io non c'è confuso in Italia, per me è molto simile e mi piace una cultura perché il modo abitato in Italia è simile con in Ucraina. E hai conosciuto anche la comunità Abramo? Come ti sei trovato? Sì, quando trovato in Italia, prima settimana io un po' conosciuto comunità Abramo. Mia esperienza, prima esperienza, facile perché tante persone felici, tante persone pregano, cantando, c'è una fraternità. Per me questo è buono. E come con la spiritualità, c'è la differenza che hai visto un po' in Italia con l'Ucraina, il modo di vivere la fede, di pregare. Io conosco una realtà, comunità, si chiama Fozoie in Ucraina e conoscono cosa funzionata questa comunità. Anche conoscono cosa funzionata comunità Abramo perché è molto simile, molto simile. E ti piacerebbe in futuro continuare questa amicizia, questo progetto anche con la comunità Abramo? Io penso questo buono progetto a futuro, perché questa esperienza per noi, ucraino, anche per voi, italiani, ha cambiato la nostra fede, la nostra cultura, e questo è buono per Ok, allora se vuoi fare un saluto. me. Sì, grazie a voi per il vostro aiuto per me, per la vostra fede, credenze, amore. E ci vediamo dopo. E tanti auguri per voi. Salute.